E ora parliamo della misteriosa scomparsa di Miss Keta ed Elodie. Da 24 ore infatti non si hanno più notizie delle due cantanti. Vediamo il servizio di Gianni Castatta Paletese. Te che me. Fuga d'amore, rapimento alieno, un trucco di magia uscito male. Queste alcune ipotesi a caso sulla sparizione di Elodie e Miss Keta. L'ultima volta sono state viste da qualche parte, come ci conferma questo qua. Confermo. Dopodiché delle due cantanti si sarebbero perse le tracce. Si sono perse tutte ste tracce, sono sparite! Sono sparite dagli archivi, dal mixer, da internet, da Pro Tools! Ma dove cazzo stanno ste tracce? I familiari delle vittime sembrano allo oscuro di tutto, come ci racconta un loro lontano parente. Sono all'oscuro di tutto! Una delle piste più accreditate è che le due donne siano scomparse per un trucco di magia avvenuto male. Mago Gaggo, se ce lo può dire, dove vanno a finire le vostre vallette quando spariscono nei trucchi di magia? Via Castiglio Fiorentino, all'altezza del civico 438, sopra il cavalcavia. Ma una volta arrivati nel luogo abbiamo trovato solo vallette di vecchi trucchi usciti male. È dall'89 che sto qui per colpa del trucco del mago Silvano, come si chiama quel disgraziato, che gli è venuto malissimo sto trucco. Mentre di Elodie e Miss Keta neanche l'ombra. Ah no, l'ombra sì, cioè. Ma chi sono Miss Keta ed Elodie? Boh. Intanto si fanno sempre più numerosi i messaggi di solidarietà provenienti da tutto il mondo. Puoi essere un sole ora. Dona l'8 per 1000 ai bambini bisognosi. Dugno desi e baccan. A 24 ore dalla loro sparizione è stato diramato un identikit per mostrare l'aspetto che potrebbero avere adesso le due cantanti. E purtroppo a nulla valgono gli sforzi degli inquirenti e infatti le ricerche sono state affidate ai professionisti di Celebrity Hunted. E ora passiamo alle caramelle. Le caramelle, che buone che sono le caramelle. Le caramelle.